Salve a tutti dal vostro Erbagatta, rieccoci qui con Gigione a ristrutturare case. Continuiamo il gioco da dove ci eravamo fermati. L'angolo cottura deve trovarsi nel soggiorno, beh, giustissimo come indicazione. Prendiamoci subito un lavoretto, andiamo verso casa. Tanto qui, guardate, abbiamo fatto delle modifiche, guardate che meraviglia. Abbiamo ripitturato le pareti, buttato tutto ciò che non ci serviva, rimodernato l'ufficio, una bella scrivania, una poltroncina di classe. Vediamo la porta, che entra la polvere. E per il momento abbiamo piazzato il nostro laptop qui. Beh, inizia ad avere un aspetto già più professionale, ragazzi. Vediamo che lavoro abbiamo a disposizione oggi. Tre lavori. Aggiunta di una parete, c'è da occuparsi di una parete, per favore aiutatemi, pago. Andrei da Valerio Spada, che ha bisogno d'aiuto. Buongiorno, sono una persona di una certa età e da anni affitto appartamenti agli studenti. Purtroppo quest'anno mi è capitata una vera sfortuna, mi sono ritrovato un gruppo di canaglie. Non pagavano puntuali, quindi sono andato a controllare cosa stava succedendo. Non appena aperto la porta dell'appartamento, pensavo che avrei avuto un infarto. Vabbè, che avrei fatto un infarto. Tutta la casa lorda, ovunque sul pavimento lattine, poi fango, bottiglie, e loro tranquilli per terra in cucina a bere senza ritegno. Ok, mi sa che qui dobbiamo andare a fare grandi pulizie. Accettiamo il lavoro e andiamo a sistemare questa casa disastrata dagli studenti del college. Beh, bella casetta, un bel posto dove affittare case. Andiamo dentro e sistemiamogli la casa. Zac, ecco qui che già entriamo con lattine, scatoloni e di tutto e di più. Vai, iniziamo a pulire. Signori, puliamo tutto, puliamo lo sporco, togliamo i rifiuti 100%. Guardate lo sporco nella minimappa, signori, guardate. Impressionante. Chiudiamo questa porta e iniziamo a pulire. Signori, iniziamo a pulire lo sporco. Vai, con il nostro Super Mosho. Anzi, appena possiamo sblocchiamo il Super Mosho 2000. Entriamo in questa stanza. Togliamo tutti i rifiuti. Via. Andiamo qui. Via. Wow, guardate quante bottiglie. Ci hanno dato dentro, eh? Sì ragazzi. Si sono divertiti. Gli hanno smontato anche il radiatore. Ah, qui dobbiamo anche ripitturare, oltretutto. Non soltanto ripulire. Installare di tutto e di più. Va bene. Qua mi sa tanto che dobbiamo... perderci un po' di tempo. Allora, iniziamo subito. Puliamo le nostre finestre. Via. Voilà. E finestra bella pulita. Beh, perché non me la dà splendente? Ok, è andata. Era proprio incrostata sta finestra. Abbiamo quest'altra finestra. E se andiamo poi troppo veloci, signori, il problema è che ci salta delle piccole zone che non ci danno la finestra completa e pulita al 100%. Quindi dobbiamo anche andare piano, oltretutto. Vedete? Andando piano abbiamo terminato subito. Ci sono ancora dei rifiuti in giro, dobbiamo dipingere di bianco. Beh, questo buttiamolo, a posto. Puliamo tutto lo sporco, vai con il nostro mocio, da tutte le parti,
guardate, pure sulle finestre, signore, pure sulle finestre c'è lo sporco. Ci hanno dato dentro. A posto. E adesso dipingiamo di bianco, quindi compriamo il nostro bel barattolo della vernice. Pennellone. E via. Col bianco è tutta un'altra cosa la parete, eh? La missione si chiama La Stamberga dello Studente. Chiedere un po' di tempo questa missione, indubbiamente. La casa è grande e i danni sono tanti. Guardate che bello poter pitturare anche dietro i mobili. Potessimo farlo nella realtà. Certo che a questi ragazzi viene l'idea di pitturare di nero le pareti. Futura abbiamo la vernice ultra coperente qua. Faccio subito i pezzettini vicino all'angolo della finestra perché molto spesso mi è capitato di dimenticarli. Non sono così immediati nella visualizzazione delle pareti. Ecco qui, quasi pronta la nostra stanza. Poi montiamo il radiatore. E la prima è andata. Beh, l'ultimo pezzettino di parete. E voilà! Montiamo il nostro bel radiatore, compriamolo. E acquista. Vai, montiamo. Monta. Sac. Due bulloni. Sac. E due bulloni. Apriamo il rubinetto. E il gioco è fatto. La prima stanza è andata. Vediamo cosa ci riserva la prossima stanza. Intanto vendiamoci questo, possiamo lasciarlo anche qui. Entriamo nella prossima stanza, chiudiamo. Mi fa quasi paura lì. Andiamo prima di qua. Ok, è un corridoio. Allora, se hai fobia di scarafaggi, in opzioni generali puoi cambiare scarafaggi a vetro rotto. No, ma non è mica ci fanno pure gli scarafaggi. Vai, chiudi. Dove stanno gli scarafaggi? Dove stanno? Fateci vedere gli scarafaggi. Eccoli qua. Questi sono gli scarafaggi. Oddio, beh, dovremmo aver paura di questo noi. Dove stanno questi scarafaggi? Non li vedo gli scarafaggi. Raccogliamo tutta la spazzatura. E puliamo lo sporco con il nostro bello scopettone, via. Quindi cerchiamo lo sporco.
Dice che qui dietro ci sono gli scarafaggi. Vediamo tutte queste macchie. Perfetto. Via, anche dal soffitto. Come hanno fatto sporcare qui su, rimarrà un mistero probabilmente per le generazioni a seguire. E questa stanza l'abbiamo ripulita. A questo punto andiamo di qua, apriamo. Mamma mamma, che cosa ci aspetta nella nostra cucina. Eccoli gli scarafaggi, signori, eccoli qui. Sono comparsi. Ci servirà l'aspirapolvere per gli scarafaggi. Vai, tieni premuto. Liberiamoci, guardate come vengono belli aspirati. Ah, che meraviglia. Liberiamoci di tutti gli scarafaggi. Ancora lì, via, qui dietro al frigorifero. Eliminato il nido degli scarafaggi. Ottimo, uno di sei, qua è pieno di scarafaggi. Come scappano, eh? Diamo una pulita per terra intanto, così possiamo individuarli meglio. Buttiamo via tutte queste bottiglie. Polvere, via questi scarafaggini da qua. Ok. Guardate quante bottiglie, i festini a non finire a base di alcol. Mai tolto così tante bottiglie in nessuna casa. Via via via. La spazzatura, altre bottiglie. E il signore l'ha trovati qui per terra, ragazzi, eh. Guardate gli scarafaggi dietro la spazzatura. Vai, aspirapolvere. Aspiriamo via tutti questi scarafaggi. Guardate come vengono, è un piacere eliminarli. E voilà, abbiamo ripulito anche questo nido di scarafaggi, c'è ancora uno scarafaggino lì, via, tolti tutti gli scarafaggi. Continuiamo a rimuovere i rifiuti. Ok, posso sta sedia qui, sta per terra. Eccoli là sopra, le altre bottiglie, anche sopra il frigorifero. E voilà, anche i rifiuti fatti. Puliamoci al volo questa finestra. Bel finestrone. Piano piano per evitare di lasciare lo sporco. E dopodiché dobbiamo passare a dare davvero una bella sgrassata a tutta la stanza. E non ho letto che altro dobbiamo fare. Installare i dispositivi, ah, quindi il termosifone. Allora, passiamo subito a pulire il nostro bello spazzolone. Via, 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 via. Puliamo, puliamo, puliamo anche sulle finestre, negli angoli, sopra i mobili della cucina.
Gigioni in presa di pulizie, guardate che meraviglia che sta facendo. Solo da Gigione la miglior pulizia per la tua casa. Voilà. Qui la nostra cucina sta tornando ad essere splendente. Angolino in alto, qui per terra, e poi puliamo la zona divano. Qui ci hanno proprio dato il massimo, eh? Beh, ripuliamo il nostro divano. E voilà! Allora, vediamo dove c'è ancora un po' di sporcizia. Ancora un pelo di sporcizia qui. Ma noi non vediamo sporcizia qui però. Proviamo a spostare il mobile. Non ci sia sporcizia dietro al divano. Sembrerebbe di no. Rimettiamo allora il divano a posto. Raddrizziamogli anche il tavolino. Controlliamo dietro al frigorifero che non ci sia sporcizia. No, tutto pulito anche qui. Potrebbe essere a questo punto un errore del programma che pensa che la macchietta che sia dietro sia sporcizia. Montiamo il nostro radiatore. Acquista. Che hanno fatto? Se i ragazzi sono portati via comunque tutti i radiatori di casa. E anche il rubinetto. Adesso da capire dove sta questo restante 3% di sporco. Eccolo lì, l'abbiamo individuato, grande, il nostro gigione con lo scopettone. E anche questa stanza è a posto. No, c'è ancora un 2% di sporcizia. Guardate qui invece. Questa stanza non scherza, eh? Con le bottiglie. Guardate quante bottiglie là dietro, signori. Vediamo un attimo il tutto qui. Vediamoci dentro con le pulizie. Poi, nuovo punto abilità, sblocchiamo subito perché vogliamo il Mosho Ultra Hyper 2018. Sac! Ed eccolo qui, tipo Swiffer. Il nostro Super Mosho Ultra Hyper 2018. Guardate come pulisce bene. Niente da fare, sto Mosho è già un altro passo in avanti, per la nostra azienda di pulizia. Che per un'azienda di ristrutturazione è diventata un'azienda di pulizia. A posto, anche qui abbiamo dato una bella pulita. Controlliamo se con questo Ultra Mosho, ecco qui, siamo riusciti a pulire anche quella parte di sporco. C'è da dire che continua a darmi della sporcizia in questa stanza, ma non riesco a capire effettivamente dove sia presente questa sporcizia.
Lo scopriremo, signori, lo scopriremo. Ritorniamo nella nostra stanzetta da letto. Qui dobbiamo pulire la finestra e montare anche qui un radiatore. Sì. Un negozio, radiatore. E montiamo. Voilà, finestra. Ah, è cambiato anche il nostro mocio per pulire la finestra, il nostro scopettone. Dovrebbe pulire meglio anche questo rispetto a quello di prima. Attrezzi sempre più professionali per Gigione, eh? Gigione impresa di pulizie qui, come abbiamo detto oramai. Ma tra poco inizieremo anche a comprare, ristrutturare e rivendere case. Appena facciamo un po' di money, così da poterci permettere l'acquisto della nostra prima casa. Ok, qui ci siamo quasi. Ancora poco per arrivare al termine della missione. Qui ci dovrebbe stare il bagno. Oh, guardate che schifezza. Puliamo lo sporco. Con il nostro nuovo super spazzolone. Casa pulita in breve tempo. E voilà, fatti già pulito. Qui dobbiamo montare il radiatore da bagno. E che cosa? Una lavatrice? Cosa vuoi? Allora, intanto svitiamo. Un lavandino, immagino. Manca il lavandino in questo bagno, sì. Quindi ci vuole un lavandino. Quindi acquistiamo un lavello. Indietro. Lavello. Ecco qui, lavello montabile per bagno. Perfetto. Acquista. E montiamolo. Siamo stati esperti qua, eh? E voilà, poi compriamo un radiatore da bagno. Acquistiamo e lo montiamo. Se è il nostro primo radiatore da bagno, non ricordo. Meno male, è simile al radiatore tradizionale. E voilà, anche questo è fatto. Possiamo terminare l'ordine volendo. Abbiamo raggiunto il minimo sindacale, ma ci puliamo quest'altra stanza qui dietro. Come ci si arriva? Passando da questa porticina. E per questa porticina, ecco qui, vai con la schifezza. Via, buttiamo la spazzatura. Bottiglie, questa meno male che era una camera da letto. Spazzatura. E bottiglie, credo che non abbiamo mai buttato così tante bottiglie in vita nostra. Puliamo lo sporco con il nostro nuovo scopettone. Guardate come pulisce bene, eh? Velocissimo. L'Hypermosho 2018 è una meraviglia. Prendo lo sporco dalla distanza. Finestra. Anche qui con il nostro nuovo dispositivo per le finestre. Pure estremamente efficace. Possiamo anche andare più veloci. Ottimo strumento. E infine anche qui serve un radiatore.
questa volta non per il bagno, ma uno per la casa. E lo montiamo. Zac. E zac. Anche qui, rubinetto aperto. E questa stanza pure andata. Vediamoci questa stanza qui a fianco, che mi sembra veramente ridotta male. È il bagno. Ok, via. Buttiamo anche qui schifezza. C'è anche qui le bottiglie. Hanno bevuto pure in bagno? No, stranamente non hanno bevuto anche in bagno. Puliamo la finestra. Proviamo ad andare veloci. Vediamo se questo nuovo strumento non perde colpi come quello precedente. Perfetto. È una meraviglia. Puliamo anche qui tutta la stanza, via via via, con il nostro nuovo mojo è diventato un piacere anche pulire. Prende lo sporco ovunque e dappertutto, anche lo sporco più insistente. E montiamo i dispositivi. Qui cosa dobbiamo montare, signori? Quindi, un radiatore, vedo da qua, e una lavatrice, volete? Sfittiamo. Cosa che vuole qui? Sì, una lavatrice, ho indovinato. Allora, compriamo una lavatrice che non abbiamo mai usato fino adesso, però aspetta, 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 lavatrice, lavatrice. Lavatrice da bagno, eccola qui, 247 euro. Bella grande come lavatrice, signori. C'è troppo poco spazio per mettere qui questo oggetto. Signori, loro vogliono lavatrice. Ecco fatto, montiamo la lavatrice. Togliamo i bulloni che dietro la fissano. Vai. Per non rompere il cestello, vanno sempre tolti i fermi, non dimenticatevelo. Che tengono fermo il cestello durante il trasporto. Ecco qui, vedete come gira adesso felice la nostra lavatrice. E richiudiamo. Questa sta uscendo una bella puntata lunga, me ne rendo conto, ma il gioco merita, è molto bello. Vario, la chiappa. E via con lo scarico dell'acqua. Perfetto, anche la lavatrice è andata, attaccata al muro. Montiamo il radiatore. Ma non so che radiatore vuole qui però. Da bagno, radiatore da bagno... per asciugamani, potrebbe essere. No, questo è l'impianto idraulico per il radiatore asciugamani. Proviamo a vedere. No, volevo un normale impianto, un normale radiatore. Allora, acquistiamo un normale radiatore. Acquista e montiamo. E anche questa stanza è andata. Nuovo punto abilità. Vediamo cosa abbiamo sbloccato. Tutto fare. Bene, bene, bene. Allora, io direi di andare anche con l'intonacatura più veloce. Posa di piastrelle e pannelli più veloce. Migliorerei in questo. Ancora non l'abbiamo sbloccato, ma miglioriamo già questo. Adesso, ultima stanza. Credo che sia anche la più impegnativa. Guardate quanto è grande. Un'altra camera da letto per gli studenti. Piena di spazzatura. E anche qui bisogna pulire, installare i dispositivi, rimuovere i rifiuti e pulire le finestre. Allora, via, partiamo. Ovviamente non mancano le nostre bottiglie anche qua. Non sia mai che ci fanno mancare qualche bottiglia. E voilà. Poi puliamo per terra.
dato il nostro mocio iper 2018 arriva dappertutto. No, lascialo lì. Gli dacci il mocio che ci è rimasto un po' di sporcizia qui dietro. Poi dove sta il resto della sporcizia? Esci fuori. Perfetto, puliamo le due finestre. E una. E due. Via. E infine montiamo il nostro radiatore. Quindi compriamo anche qui un radiatore. Sac, monta e monta. E monta e monta. Ci manca soltanto fare che cosa? Quindi questa stanza l'abbiamo fatta, il bagno l'abbiamo fatto. Ah, c'è un'altra stanza qui dietro. Una casa veramente enorme questa. Ok, via, puliamo anche qui tutti i rifiuti. Piatola anche là dietro. Poi dobbiamo pulire anche qui le finestre. Velocizziamo che qui la giornata sta finendo. Vediamo quest'altra finestra. Finestrone questo è. Nell'angolino, dopodiché pulizia approfondita del pavimento, via, sui mobili da tutte le parti possibili e immaginabili in cui i nostri studenti hanno sporcato. Ok, e montiamo il radiatore. Acquista e monta. E voilà, abbiamo finito tutto quanto. Quindi prendiamoci una bella paga di 4.825 euro. E anche per oggi ci fermiamo qui. È tutto da vostra Bagatta, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video che vengono caricati giorno per giorno. Un saluto a tutti voi, ciao da Bagatta!